si sono svolte lunedì 27, mercoledì 29 e giovedì 30 maggio le ultime tre giornate conclusive del progetto Consiglieri per un giorno, l'iniziativa del Consiglio regionale che si pone l'obiettivo di educare gli studenti lombardi alla conoscenza e al funzionamento dell'istituzione consiliare anche attraverso simulazioni dei lavori dell'Assemblea legislativa. In occasione della prima giornata del ciclo finale a portare i saluti è stato il Presidente del Senato della Repubblica che ha invitato i ragazzi presenti a sporcarsi le mani, a non temere di investire sull'impegno civile e politico perché occuparsi di politica e amministrazione è una cosa bella. A seguire è intervenuto il Presidente del Consiglio regionale che ha salutato gli studenti in aula e ricordato come l'iniziativa Consiglieri per un giorno offra la possibilità ai giovani ragazzi delle superiori di comprendere il funzionamento dell'assemblea consiliare e di mettersi in gioco nel discutere i provvedimenti attraverso una votazione come se fossero dei veri e propri consiglieri regionali, portando all'attenzione dell'assemblea regionale temi e spunti di arricchimento e di interesse per eventuali nuovi provvedimenti legislativi o per migliorare quelli esistenti. Una bella iniziativa quella che ospitiamo qui in consiglio regionale, Consiglieri per un giorno, che dà la possibilità ai giovani ragazzi delle superiori di comprendere esattamente qual è il funzionamento di questa assemblea, quindi insieme voteranno, discuteranno i provvedimenti che insomma vengono discussi proprio dai consiglieri regionali, lo faranno proprio attraverso anche una votazione, quindi come se fossero dei veri e propri consiglieri regionali. L'iniziativa Consiglieri per un giorno, iniziata lo scorso autunno, consiste in un percorso formativo che si sviluppa nel corso dell'anno scolastico sui temi di attualità e di interesse per i giovani. Al momento di approfondimento si affianca la riflessione sulle funzioni, sulle competenze del Consiglio regionale, sul lavoro dell'organo legislativo e sulle ricadute concrete nella vita dei cittadini. Il Consiglio regionale ha bisogno di essere sempre più conosciuto e portare all'esterno dell'aula consiliare appunto le tante materie, i tanti poteri, le tante cose di cui si occupa e che poi hanno un effetto concreto nella vita delle persone, nella vita delle 10 milioni di persone che vivono in Lombardia. Il livello regionale a volte finisce per non essere così noto rispetto ad esempio alla politica nazionale, che è tutti i giorni in televisione o sui giornali, o alla politica comunale, che riguarda appunto magari le vicende molto molto locali. Questo livello intermedio ha bisogno di essere appunto sempre più conosciuto e queste iniziative consentono a tante persone, in particolar modo giovani, di venire qui e di sperimentarsi nell'attività politico-istituzionale e anche appunto di conoscere l'aula e l'istituzione regionale da vicino. Le classi concludono il percorso formativo con la simulazione di una vera e propria seduta d'aula in cui sono discusse e votate le leggi e le mozioni da loro stesse elaborate. Nelle tre giornate conclusive di questa edizione gli alunni di 11 scuole secondarie di secondo grado si sono incontrati in aula a consigliare per confrontarsi, approvare o bocciare i 24 progetti di legge preparati a scuola. 9 le proposte di legge discusse già nella prima giornata su diversi temi: sicurezza e contrasto delle organizzazioni criminali nel metaverso, fenomeno contraffattivo, percorsi formativi per la qualifica di operatore sociosanitario, ambiente, riciclo della plastica, telecomunicazioni e inquinamento, contrasto alla ludopatia, suicidio medicalmente assistito e trasporto pubblico nelle zone montane.